Liceo Torquato Tasso, in vista delle elezioni per la rappresentanza d'istituto che si terranno il 27 ottobre, intervistiamo le liste candidate. Presentatevi. Sì, noi siamo la lista alla nostra scuola che è composta da me, Riccardo Siena, Giovanni Meriani, Massimo Leone, Giovanni Pepe e Matteo Iannaccone. Ci stiamo impegnando già da 2 anni nella politica studentesca, infatti abbiamo portato avanti i nostri punti, perpetuando delle scelte e degli ideali che non vogliamo abbandonare e per questo dobbiamo tenere duro e far andare avanti le nostre idee, le nostre proposte, le nostre opinioni e le nostre esigenze. La nostra lista si chiama Cooperazione Tasso. Io sono Massimo Pellegrino, gli altri candidati sono Manuel Rinaldo Salsano, Carmine Romano ed Eugenio Ciliberti. Qual è il motivo principale per cui vi candidate? Il motivo principale per cui ci candidiamo è che principalmente sentiamo una forte voglia di una forte spinta di amore verso il nostro prossimo, per cui sentiamo di dover migliorare le condizioni di quelli che ci stanno a fianco e che ci seguiranno in questa scuola. Principalmente è questo perché non si può fare politica ad alti livelli senza avere questa spinta e ci candidiamo semplicemente per questo. A noi non interessa la carica o chi esce rappresentante quest'anno, a noi interessa semplicemente cambiare le cose. Possiamo anche non uscire nessuno di noi cinque, però ci interessa che le cose vengano cambiate. Questo è quello che ci spinge, il cambiamento. Quest'anno abbiamo deciso di chiamarci Operazione Tasso e noi candidati ci prefiggiamo 2 obiettivi, l'operazione e la cooperazione. In primis essere concreti, portare avanti punti concreti e non cedere a promesse astratte. Però l'unico modo per poter portare a termine questi punti è essere insieme ed essere uniti. Quindi sarà compito di noi candidati garantire l'unità scolastica, unità che manca da parecchio tempo in questa scuola. Noi da candidati ci riteniamo persone semplici, noi crediamo in una scuola semplice, svincolata da bandiere politiche, in una scuola teatro di vita, ma soprattutto noi crediamo nella rappresentanza della semplicità. Qual è il punto principale del programma che attuerete una volta casomai eletti? Fondamentalmente non c'è un solo punto, diciamo, principale della nostra lista, del nostro programma che vogliamo rispettare. Noi cerchiamo di rispettare tutti i punti che ci siamo proposti di dire e diciamo, di attuare all'interno della nostra scuola e diciamo, dalla modifica del regolamento istituto oppure della rivalutazione dei rappresentanti di classe. Diciamo che noi vogliamo attuare un cambiamento in questa scuola e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Diciamo, attuando appunto questi punti che noi crediamo siano molto validi e non solo questo, cercheremo appunto di portarli al termine, diciamo in modo coerente e coeso. Inizialmente devo fare una premessa, e cioè che il nostro programma è diviso in due subprogrammi, e cioè il programma Ora e Subito e il programma annuale. Nel programma Ora e Subito abbiamo inserito tutti quei punti che una volta eletti rappresentanti metteremo in atto, come per esempio la web radio o l'autofinanziamento, mentre nel programma annuale abbiamo inserito tutti quei punti di cui ci occuperemo all'interno dei 9 mesi scolastici. Infatti rientra nel nostro stile di politica studentesca, concretezza e semplicità. La web radio è appunto una radio online interna alla scuola, portata avanti da noi ragazzi attraverso rubriche, approfondimenti, anche con ospiti esterni o interni, come ad esempio i professori per approfondimenti anche di materie scolastiche. La web radio deve anche essere un motivo di fortificazione del rapporto tra la rappresentanza e gli studenti. E un altro scopo della web radio è quello di mettere a corrente tutti i ragazzi delle attività alla quale la nostra scuola prende parte e che si svolgono all'interno di essa, come per esempio il teatro, il giornalino, il gruppo d'arte o il coro. La prima cosa che cambiereste nella vostra scuola? Principalmente il regolamento, abbiamo già pronto un programma di modifica al regolamento che è passato in commissione, nella commissione apposita del Consiglio d'Istituto e il principale cambiamento però da operare è a livello sociale, per cui il rapporto tra studente e rappresentante, studente e istituzione, anche mediante l'attuazione di un programma di autofinanziamento insieme al collettivo studentesco politico apartitico. Qual è il secondo punto più importante del programma? Diciamo che il secondo punto più importante della nostra lista è quello di creare una vera e propria connessione, nel senso democratico del termine, tra il tessuto sociale studentesco e la rappresentanza, che a sua volta la crea con il Consiglio d'Istituto. Questo, ci proponiamo di fare questo attraverso il potenziamento del ruolo che del Comitato Studentesco, che non diventerà non solo un organo decisionale vero e proprio, ma anche una vera fucina creativa dove si elaboreranno eventi e attività volte alla partecipazione attiva della comunità
alla vita della comunità studentesca, anche degli studenti che magari si sentono esclusi oppure non si sentono messi nelle condizioni adatte per prendere parte attivamente negli eventi della scuola. E poi inoltre noi abbiamo intenzione di creare nuove attività di autofinanziamento con cui noi studenti ci proponiamo di rendere la nostra scuola migliore attraverso l'acquisto di libri, attrezzature tecnico-scientifiche ed altro materiale didattico. Uno slogan o un motto finale della lista? Sì, quest'anno le istituzioni, il governo ci hanno imposto le direttive della buona scuola, noi non ci siamo e quindi siamo qui a imporre la nostra scuola. La nostra lista si basa sulla concretezza, dunque il nostro motto è cooperazione Tasso, cambiare ora e subito.